Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa serie di brevi video dove vi spiegheremo alcuni trucchi da utilizzare in fase di produzione su Ableton Live. In particolare oggi volevo parlarvi di un MIDI effect di Max4Live che si chiama Rotating Rhythm Generator, che come potete capire dal nome genera fondamentalmente genera ritmiche. Può essere usato sia con i drum rack che con dei plugin polifonici, perché loro sono in grado fondamentalmente di farvi suonare più note contemporaneamente. Allora, l'interfaccia è molto semplice. Il plugin è composto da quattro parti, ognuna delle quali funziona in maniera separata e indipendente, ma che hanno tutte le stesse variabili da modificare. In questo caso voi trovate nella parte alta la nota da suonare con la sua velocity e la lunghezza, dunque quanto tenete premuto il tasto, sotto la divisione dello step sequencer, dunque si può partire, voi potete avere lo step sequencer da 8 battute, potete dividere da un 32esimo fino ad 8, solitamente noi lavoriamo in 4 quarti per quello che è techno e tech house, l'offset che vi permette di decidere in quale punto, in questo caso del quarto, far suonare la nota e lo swing. Queste sono le parti principali che fondamentalmente sono sempre attive che utilizzate. Poi sotto potete andare a creare degli step diversi, dunque creare step sequencer diversi per ogni parte. Può arrivare fino a 64 step e poi il fills si decide quante volte all'interno dei 64 in questo caso deve suonare. Logicamente, se noi andiamo a mettere uno step sequencer da 8 battute e gli diciamo di suonare 8 volte, lui suonerà su ogni battuta. Per poi andare magari a diminuire, se mettiamo 4 battute, lui suonerà ogni 4 volte in 8 battute. Poi vi faccio sentire bene cosa cambia. Avete anche un tasto per attivare e disattivare la parte, perché qua ce ne sono quattro, ma magari voi volete utilizzarlo solamente per due suoni. Io ho già caricato il mio drum rack che utilizzo spesso e fa parte di un kit di Maskin che ho convertito in drum rack di live. E ho messo in canale mute così intanto vi faccio sentire cosa succede se il plugin non viene configurato correttamente. Abbasso un po' il volume perché schiacciando play. Ve lo metto con i valori di default. Ok. Sentite che questo non vuol dire niente, fa solo casino perché è tutto in sedicesimi e suona su tutte le battute. Come funziona? Io ad esempio parto col kick. Solitamente lavorando in 4 quarti io vado a mettere la divisione sempre in 4 quarti su tutto, inizialmente. Perfetto. Attivo solamente il primo suono che nel mio caso è il kick, perché C1 corrisponde al kick che c'è qua, dunque alla prima. E schiaccio play. Sentite che il kick è in 4 quarti, classico, tum, 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 tum. Perfetto. Andiamo adesso ad aggiungere un secondo suono. Adesso dovete decidere che suono volete. In questo caso io posso, direi di mettere in levare il closed hi-hat. Dunque, capisco che nota è all'interno del drum rack, C. C diesis D, questo lo porto in D1, ok? Sto usando push, se vedete che cambiano i valori è perché uso push che mi viene più comodo rispetto al mouse. Attivo la parte e adesso vedrete che suonano sia il kick che il closed hi-hat. Logicamente suonano sulla stessa battuta, per me non ha senso, lo devo mettere in levare. Come faccio a metterlo e levare? Direttamente usando l'offset. Io so che un quarto
le battute sono di un quarto, dunque sui 32esimi come funziona? Che si va a mettere a 8. Sentite? È un calcolo matematico classico. Perché se voi fate 4 per 8 è 32. Dunque automaticamente il calcolo viene facile. Se voglio dargli un po' di swing, aumento da qua. Sentite com'è già è diverso? Però io lo voglio classico e rimane perfetto il levare. Mi sono dimenticato di dirvi prima che fondamentalmente voi potete far andare la scala, le note che potete suonare vanno da C-2 a G8. Dunque, fondamentalmente, se voi volete utilizzare il drum rack e suddividervelo in suoni, potete farlo tranquillamente. Dunque, di solito la parte che viene compilata, diciamo, scusate, viene popolata in automatico. Parte da C1 nei drum rack di default, però nulla toglie che io magari nel livello sotto voglio metterci altri suoni e dunque io vado a dedicare la parte solamente a quel singolo suono. Cioè, se io da AC0 in poi metto solo hi-hat, qui so che dedico la seconda parte solo per l'hi-hat. Una volta che ho settato che lo voglio elevare. Poi, cambiando la nota, automaticamente io sento già nella posizione corretta tutti i differenti suoni della scala sotto, dunque della scala 0, dell'ottava 0, e mi viene anche molto più veloce che andare ogni volta a trascinare il suono o a fare il doppio clic nella parte laterale di Ableton, scegliendomi i suoni, no? Nelle librerie. Dunque, consiglio che vi do, non lo sto facendo in questo momento. Createvi una grossa libreria con tutti i vostri suoni suddivisi per ottava e assegnate ad ogni parte un'ottava diversa. Così vi verrà molto più veloce cambiare suoni e sentire il suono che può essere più corretto per la traccia che volete fare. Comunque, andando avanti, adesso io andrei a mettere un bel snare. Ok, solo sulla seconda e la quarta battuta. Io di solito lo uso così. Dunque, come funziona? Sappiamo che lo snare è il C diesis 1. Schiaccio play così lo sentite. Adesso non sentite il kick perché io ho aumentato tutto a G8 la prima parte, dunque non suonerà mai il kick che è in C1. Dunque scendo, 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 scendo. Ok, dovrebbe tornare adesso. Perfetto. Qui entra in gioco l'Euclid. In modo che io cosa faccio? Porto a 4 gli step, vedete? E io gli dico: ok, lo step è da 4, non più infinito come in questo caso, o da 8. E io su 4 step gli dico di suonare due volte, dunque seconda e quarta battuta. Se lo mettessi a 1, suonerebbe solo sul primo. Qua 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Invece, siccome io lo voglio sulla seconda e la quarta, lo metto su 2. Ok, perfetto. Se lo dovessimo spostare a 3, sentite cosa succede. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dunque suona 3 volte su 4. Se lo metto su 4, suona tutte le battute. Vedete? Perfetto, in questo caso torno a 2 perché già mi dà fastidio. Ok, poi cosa possiamo fare d'altro? Aggiungiamo
Non sarebbe male magari un bello snare. No, aggiungiamo. Ok, un ride. Il ride, come vogliamo farlo? Io solitamente lo faccio in un sedicesimo nella techno, così do un po' di. Con lo swing do un po' di movimento, ma molto tirato, no? Dunque, andiamo a calcolarci qual è la nota. C, D, diesis. È già configurato. E adesso l'attivo. Scusate. E niente, qua c'è il ride che va, io lo voglio in un sedicesimo, dunque scendo con la divisione. Scusate, metto un attimo il loop perché ho un filtro attivo sulla traccia e se no va via il kick. Ok, cosa faccio adesso? Vado a dargli. Sentite? Così è dritto. Così gli sto dando un po' di swing. L'offset cosa fa? Vabbè, in un sedicesimo in realtà fa veramente poco. Ma se io dovessi aumentare questo a un quarto. L'offset lo sposta. Vedete che. Vedete come lo va proprio a spostare, è come se questo sesto fosse diviso in altri 32esimi e noi andiamo a spostare leggermente il punto dove andrà a suonare. Dunque ritorno al mio sedicesimo. Tolgo il solo e riparte. Poi logicamente voi il suono ve lo potete tranquillamente lavorare col sampler. Dunque, lo uso così. Cosa vi dicevo prima? Che fondamentalmente la cosa comoda è che voi dal push di turno, o anche da qua, però col mouse è un po' più complicato, vedete che vi andate. Adesso ho messo il tom, già ci sta bene anche questo. Attacco glielo lascio. Magari lo accorcio un attimo. E io mi ritrovo, sentite come adesso modificando il tom. Un po' il volume. Rimetto il volume normale. Sono già generato un bel groove techno, questo mi piace. Se adesso io vado a togliere, non fate caso ai suoni che ci sono, però tiro via quello che è il kick già spento. E la drum, sentite come ci sta con la mia traccia. Tolgo il solo un attimo. È un po' techno questo, eh? Dunque cosa faccio? Risposto questo. Meglio.
Allora, cosa si può fare? Si può creare un qualcosa di leggermente diverso al posto dei classici sedicesimi utilizzando... Magari usiamo questo qua. Un yet closed. Dovrebbe essere... Adesso per vedere quale suona, me lo metto in solo. Io solitamente lavoro così. Perfetto, devo salire ancora di due. Ok. Io voglio fare questo. Vedete, ho impostato che suona, magari facciamolo 5 volte in uno step da 8, lo divido in un qualcosa di un po' più veloce, 1,24 magari. Ok, lascio il sedicesimo perché effettivamente è l'unico che ci sta bene. Però vedete che se deve suonare 5 volte in 8 battute mi fa già un ritmo diverso? Vi alzo il volume. Sentite? Attivo gli altri, eh? Questo che non mi fa impazzire. Tiro via la hi-hat in levare perché fa molto tech house. Rimetto la musica. Già è cambiato, sentite? Ok, questo era giusto per farvi capire il funzionamento che può avere questo plugin. Tenete conto che veramente ha infinite possibilità e infinite configurazioni che potete fare avendo le quattro parti. Sfruttatelo al meglio. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è il rotate, dove praticamente voi avete una rotazione dei numeri delle parti. Cosa vuol dire? Che, rimetto in solo, voi adesso avete questa configurazione, no? Se io però vado a fare una rotazione, vedete che ad esempio il kick è passato qua. Io facendo questa rotazione, praticamente cosa succede? Che fa 4, 1, 2, 3. Vedete? 1, 2, 3, 4. Dunque, queste sono le parti. Nel momento in cui io faccio così, me l'ha girato, qui è finito il kick. Cioè, o meglio, il 4, dunque la configurazione del 4 è finito sull'1. Ok, la configurazione dell'1 è finito sul 2. Sentite che... La seconda configurazione che c'era qui si è spostata ed è finita sulla parte 3. Ta, 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 ta. E sulla parte 4 è finita la configurazione che prima era la 3. E girando praticamente, ruotando, lui va a spostare i suoni sulle diverse configurazioni.
Questa secondo me è molto figa da utilizzare magari su un drop. Vedi? Sentite questo? Tom. Poi magari fate un fill e poi si torna dove era prima. Questo è. Vediamo come funziona. Insomma, facendolo poi configurato ad hoc, riuscite a tirare fuori delle variazioni veramente, veramente fighe. Per oggi è tutto, ragazzi. Io spero di esservi stato utile perché non è proprio facilissimo da impostare in poco tempo. Bisogna prepararlo prima, però io ho preferito improvvisare proprio per farvi sentire i cambiamenti in toto, giusti o sbagliati. E se avete qualsiasi domanda potete contattarvi. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.